Oggi siamo al mercato storico del Capo, vecchio cuore pulsante dell'economia palermitana. Proviamo a chiedere ai commercianti se effettivamente la crisi economica sta terminando. In questi anni di crisi, il mercato storico del Capo ha risentito da un punto di vista di vendite? Sì, abbastanza. La crisi si fa sentire molto molto di più, soprattutto mancando i posteggi, i vigili urbani non ci danno la possibilità di posteggiare le macchine, le persone non possono scendere più perché mancano i posteggi, gli autobus, ora vogliono mettere pure la tassa del centro storico. Io che devo venire qui a lavorare come faccio? Le persone che devono venire a fare la spesa come fanno? Deve pensare il sindaco Orlando a fare queste cose, che è sceso qui per i voti, l'abbiamo accontentato, ora lui ci sta portando indietro. C'è qualcosa quindi da fare? Sì, c'è da fare, togliere tutte queste linee blu, e spazi liberi, dare alle persone la possibilità di posteggiare le macchine, non trovare 50 euro di valvale e spesa non ne possono fare più, ora la tassa per scendere nei centri storici, ma che uno va di più indietro ma non andare avanti, così la crisi è. E poi uno, le persone fanno ancora cose di più di male per andare avanti. Per pagare le tasse e per andare avanti, se qui non viene nessuno, io non posso andare avanti, tu non puoi andare avanti e nessuno va avanti. Allora che ci dobbiamo fare? Ammazziamoci uno con tutti. Questa è la cosa. Il sindaco Orlando a Palermo vuole questo, che succede la rivoluzione e poi lui prende impegni. E prende provvedimenti per fare andare il mercato avanti, solo questo. La crisi anzi sta arrivando molto molto di più di prima. Se prima magari si andava avanti così così, ora siamo indietro, tutti pari pari. Sta finendo pure il mercato del Capo, piano piano stiamo chiudendo battenti anche noi qua. La crisi c'è. Nei palazzi della politica invece dicono che la crisi sta finendo. Sì, ma loro forse hanno le case che si aggiustano loro, hanno i muratori che si portano loro e dicono che fanno lavorare un sacco di gente, ma quale gente? E secondo lei l'amministrazione comunale in che modo potrebbe aiutarvi a risollevare il destino del mercato? Ma penso che non ci possiamo dare proprio a più nessuno, perché con tutti questi supermercati e tutti questi negozi che aprono, noi non ce la faremo mai. C'è troppa crisi, cioè i politici sono cose che si guardano loro stessi, niente a noi non ci guardano, tirano per loro stessi. Secondo te l'amministrazione comunale in che modo vi potrebbe aiutare a risollevarvi? Io credo in niente, perché ognuno si toglie la sua barba, dico di noi del prossimo se ne sbattono i co***i. Dico, non ci sono parole, perché alla fine tutti noi giovani che cosa abbiamo? Anzi, qua finché uno dura, dura. Dico, ma non è che abbiamo una grossa durata. Dico, va a finire. Tutti che siamo, vengono le conseguenze perché uno possibilmente, sono per la mentalità, di andare a rubare, andare a fare cose che non ci porta nessuno a farli. Però poi siamo costretti, la crisi ci porta a fare determinate cose che noi, almeno qualcuno non sa fare. Dico, alla fine siamo costretti a rubare. Di a fare cose che non vorrei fare contro la legge. Però purtroppo avendo due figli, una casa sulle spalle, poi uno è costretto a fare cose che non vuole. Renzi è un c***o. Dico, ce l'ha a dire però, giusto. Non se ne è accorto che il suo suocero ha fatto fallire una banca di miniera di soldi e i dolci picchi e paiti su cui c***o stesso pazzo.